Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ha preso parte a 5 rassegne olimpiche, la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d'argento nei 200 metri stile libero divenendo all'epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico, individuale. 4 anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d'oro regalando all'Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventa la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità. Nonostante la luna di miele di Federica e Matteo sia finita da diverso tempo, la coppia continua a viaggiare e dal mare, il loro habitat quasi naturale, si sono trasferiti questa volta in montagna. Entrambi i nuotatori amano, infatti, sciare e lo documentano sui social ogni giorno. Federica pubblica quotidianamente contenuti in cui mostra ai suoi seguaci la loro vita di coppia. Si divertono e hanno una routine invidiabile. Recentemente i due hanno condiviso foto sulla neve, ma l'ultimo post di Federica ha allarmato tutti. Appare un suo selfie e sembra non stare per niente bene. Scrive: "Che botta. Le vacanze sono state rovinate da un pesantissimo virus che l'ha colpita. Speriamo si riprenda presto."